Buonasera, benvenuti. Allora, per in breve, Paola Baglesi, nata a Macerata, illo tempore, non vi dico quando. Ho insegnato in diversi istituti, in particolare nell'Accademia di Belle Arti, di cui sono diventata direttore dall'89 al 2001, quindi parliamo di ere geologiche. Poi dal 2001 al 2011 sono stata a Milano a insegnare a Brera, estetica delle arti visive, e dal 2011 sono una signora libera che però si dedica appunto all'arte, alla promozione dell'arte, e in particolare sono presidente dell'Associazione Amici di Palazzo Bonaccorsi, che ogni anno elegge, nomina un artista dell'anno, e questo perché stiamo molto vicino ai giovani, a quelli che fanno ricerca, a quegli artisti che hanno bisogno di un proscenio appunto per presentarsi, per essere conosciuti, e noi diamo questa opportunità. Dal 2020 sono anche presidente di Macerata Cultura, che sarebbe un comitato tecnico-scientifico di supporto al Comune di Macerata. E adesso sono qui nella veste di relatrice. Di che cosa? Il tema iconografico della femme fatale nel clima delle secessioni. Comincio. Allora, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, in ambito europeo, viene a crearsi il cosiddetto fenomeno delle secessioni nell'ambito artistico. Secessionisti erano coloro, dei gruppi, che si costituiscono in antitesi e in contrasto con quella che è la cultura figurativa ufficiale delle accademie. Dovete sapere che le accademie erano molto potenti perché avevano la direzione, diciamo, la gestione dell'urbanistica, dell'architettura delle varie città, nonché dell'arredo urbano, e quindi di quella che potrebbe che oggi chiamiamo appunto della arte pubblica, public art, e quindi erano molto potenti, e siccome erano inchiodati a sistemi vecchissimi, e i giovani si ribellarono e nacquero le secessioni. La prima nasce a Monaco di Baviera nel 1892, gli succede Vienna nel 1897 e nel 98 a Berlino. Poi avremmo ritardataria la secessione romana del 1912. Era costituita da artisti che non volevano essere futuristi, ma nemmeno rientrare nell'alveo della tradizione. Quindi era una corrente, diciamo, alternativa. Al clima delle secessioni, quindi ci troviamo alla fine dell'Ottocento, legato il tema iconografico della femme fatale. Chi è la femme fatale? È una donna bella, tentatrice, sensuale, ma proprio per questo distruttiva e pericolosa per l'uomo, per questo potere di seduzione. Potere della seduzione è qualcosa che fa molto paura all'uomo nell'epoca decadente. E questo motivo della donna seduttrice e pericolosa non è che sia un motivo nuovo, perché risale al periodo medievale, ad esempio, fino all'epoca simbolista, che si accende di tutti i connotati della femme fatale. Il tema medievale, sapete che nei romanzi cavallereschi medievali, ad esempio, la donna è considerata appunto come una devianza dallo scopo. Pensate ad Orlando, che perde il senno nell'Orlando Furioso. Addirittura Astolfo deve andare a riprenderlo sulla luna, questo senno che aveva perduto Orlando, proprio per l'amore che nutriva nei confronti di Angelica. Quindi questo motivo della donna seduttrice è un motivo antico, e nonché che nel Medioevo non considerasse, c'era anche l'altra versione della donna angelicata, tipica del Dolce Stil Nuovo, però tipica della Beatrice di Dante, che diventa la mediatrice, Beatrice è colei che media fino al
Virgilio fino al divino, che porta l'uomo Virgilio fino al divino, ma la versione, diciamo, della donna come seduttrice e femme fatale, donna fatale, è quella che prevale alla fine dell'Ottocento, per diversi motivi. Innanzitutto perché c'era questo clima decadentismo. Che cos'è il decadentismo? Un movimento letterario che si è sviluppato in Francia, che si è diffuso nel resto d'Europa e si contrappone alla razionalità del positivismo che fino alla prima parte della seconda metà dell'Ottocento era prevalso. Vale a dire quel positivismo che credeva che l'uomo potesse andare avanti verso il progresso animato solo dalla spinta della razionalità. Invece si stavano facendo strada delle correnti assolutamente irrazionali che caratterizzano appunto il decadentismo. E sulla tipologia appunto dell'irrazionalità si inca la femme fatale di Baudelaire, che addirittura nelle Fleurs du Mal, nei Fiori del Mare del 1857, immagina addirittura la donna tanto pericolosa da diventare addirittura una vampira. E quando intende descriverla nel migliore dei modi, la descrive come la dolcezza che incanta e il piacere che uccide. Vi leggo un passo di Un Passant, sempre dalle Fleurs du Mal del 1857 di Baudelaire. La strada rintronante sbraitava intorno a me, alta, sottile, in lutto, dolore maestoso. Una donna passò, con la mano solenne sollevando e reggendo l'orlo del suo vestito, nobile e svelta, con le sue gambe statuarie. Io succhiavo, contratto come uno stravagante dentro i suoi occhi, cielo che come un uragano, la dolcezza che incanta e il piacere che uccide. Un lampo e poi la notte, bellezza fuggitiva, il cui sguardo mi ha fatto rinascere di colpo. Non ti rivedrò più fino all'eternità. Lontano, via da qui, troppo tardi, ormai. Dove fuggi non so, tu non sai dove vado, ma avrei potuto amarti e tu lo sapevi. Questo è lo struggimento di un incontro tra un uomo e una donna, un incontro che poteva essere foriero di un amore incredibile, che invece è stato spezzato da questa vita, è la vita moderna che porta l'uomo alla estraneazione rispetto al suo desiderare e il suo sentire. E quindi questa immagine della femme fatale è proprio l'immagine, il cliché dell'ambiente artistico della fin de siècle. Siamo appunto alla fine dell'Ottocento. È una donna affascinante che soprattutto è vincolata alla visione irrazionale. La femme fatale è il contrario della razionalità maschile, è l'irrazionalità per eccellenza che però attrae, è quella dolcezza che incanta e quel piacere appunto che uccide. D'altra parte, questa tematica che è tipica della poetica artistica decadente corrisponde ad un cambiamento epocale dal punto di vista culturale e sociale. Infatti è in gioco, alla fine del secolo, la trasformazione simbolica del mondo che ha messo a repentaglio tutte le certezze maschili che cadono sotto i colpi dell'emancipazione femminile, ma cadono anche sotto i colpi di una rivoluzione scientifica del mondo. Adesso non entriamo nei particolari, ma una per tutte, un certo Ernst Mach, contro cui si scaglia un certo Lenin, a un certo punto mette a repentaglio la concezione del cosiddetto realismo ingenuo, cioè immaginare che ci sia una realtà che possa essere compresa dal punto di vista della razionalità, come se fosse un qualcosa che sta davanti a noi immobile. Non è così. E questo non è così, e questo viene certificato poi dalla
dalla scoperta einsteiniana della relatività della materia, quindi quella concezione metafisica, materialistica, che voleva la materia essere qualcosa di duro, di permanente, che si oppone all'uomo, in realtà non è altro, Einstein la riduce ad energia, nel senso che una materia lanciata alla velocità della luce diventa energia. E energia uguale mc2, materia lanciata alla velocità della luce, c alla seconda potenza. Quindi è una realtà che si sta sfaldando e che sta diventando energia. Quindi quelle sicurezze di avere davanti a noi una realtà già bella e fatta vengono meno, come viene meno appunto tutti quelli che avevano fatto conto su questo tipo di realtà. Sta cambiando la visione simbolica e paradigmatica, i paradigmi scientifici, e la donna ha una grande parte in questo. Perché? Perché è quella parte irrazionale che sta prendendo piede rispetto al predominio della razionalità. Quindi la dolcezza che affascina e il piacere che uccide, dice appunto il sonetto di Baudelaire. E questo è tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ossessionerà le fantasie pubbliche e private dell'intelligenza europea. E questo si evince dalle pagine dei romanzi, dai libretti d'opera, dall'immagine della pittura e della scultura. Quello che vediamo è, ad esempio, nell'opera, Ammaliatrice, quello che vediamo è la Tosca di Puccini. Ma prima di Tosca c'era stata la Violetta e la Traviata. La parola traviata, pensate che i primi manifesti, per evitare che si usasse la parola traviata, che ci aveva già un significato insito nella parola, veniva chiamata la Violetta, proprio per evitare che si parlasse di una donna traviata. La esotica e bruna e beffarda Carmen e la Tosca di Puccini, che Adolfo Einstein descrive in questo modo. Vedete, è una donna dai capelli rossi, fiammati, pallida e sangue. Potrebbe essere lei la vampira di del narratore critico statunitense, che era diventato il punto di riferimento per i cadenti europei. È un'immagine che addensa proprio il maleficio. Vedete, questa è la scena in cui Tosca ha ucciso Scarpia. L'ha ucciso e gli ha allestito una sorta di funerale, vedete, con i due candelabri, uno a sinistra, uno a destra, e queste figure sono come se fossero ritagliate in uno spazio assoluto che narra appunto della donna che è Eros e Thanatos, quindi amore e morte. Ma anche in letteratura ci sono, quindi nell'opera lirica, nella letteratura, siamo sempre nello stesso periodo, fine 800, quindi pensiamo a Nana, al romanzo omonimo di Zola, che racconta l'ascesa di Anna Coupeau, detta Nana, che da donna da marciapiede diventa invece una femme fatale, che distrugge tutti gli uomini che incontra. Oppure la Lulu di Wedekind, che è una Lulu resa famosa, adesso potete andare avanti, da Louise Brooks, perché è stato un film muto che ha dato molta notorietà appunto a questa figura. Vedete, una figura che si atteggia, lei è l'attrice, Louise Brooks, il film è il film muto di Pabst del 29, e questa è la donna fatale. Una donna fatale che raccoglie talmente consensi anche come cliché che il suo caschetto verrà ripetuto, no? Da Crepax con la Valentina. La Valentina di Crepax, che però siamo negli anni 60, recupera questa tipologia e questo cliché della femme fatale. E poi pensiamo all'Ippolita di D'Annunzio, pensiamo alla Concita Perez, questa ballerina che si concede, che non si concede, e fa andare allo sfinimento Matteo, e siamo nel romanzo di lui.
ma altri esempi possono venire dal piccolo signor Friedman, un racconto di Heinrich Mann, il fratello di Thomas Mann, che perde ogni rispettabilità diventando appunto un clown nelle mani della cabarettista Lola dell'Angelo Azzurro. E qui abbiamo colei che ha reso famosissimo l'Angelo Azzurro, Marlene Dietrich. Vedete, lei è la femme fatale, dietro c'è l'uomo, il professor Murat, che si è innamorato perdutamente di lei, quindi da professore rigoroso, inappuntabile, punto di riferimento per gli studenti, diventa invece un misero uomo nelle mani di una donna, deriso dai suoi studenti, completamente annullato. Quindi nelle arti figurative abbiamo esempi altrettanto importanti, e qui abbiamo una scultura bellissima di femme fatale, diciamo, nell'idolo eterno. Vedete, solo il titolo vi fa capire l'idolo, c'è una sorta di adorazione della donna. Questa è una scultura di Rodin. Dovete sapere che Rodin, oltre ad essere un artista grandioso, emulo dello stesso Michelangelo, ebbe una storia con la sua allieva, nonché modella, Camille Claudel, che diventò la sua amante, aveva 25 anni meno di lei, lei aveva 25 anni meno di lui, e lui era rimasto sembra da queste immagini, perché poi questa scultura non fa altro che riprendere questo rapporto che era strettissimo, che era esasperato, solo che lui non ha mai lasciato la famiglia, anzi alla fine ha lasciato Claudel, e Claudel finì in un manicomio. Quindi procediamo poi in ambito secessionista. La donna viene così rappresentata da Franz von Stuck. Franz von Stuck è l'interprete della secessione monacense, e vedete la donna come è rappresentata, è diabolica a tutti gli effetti. Questo corpo bianco che viene fuori dall'oscurità, ed è peccaminoso di per sé proprio con questo biancore perlaceo, anche perché tutto il resto non è altro che avvolto dagli spiri di un serpente, che poi questo serpente non è altro che il demonio. E l'unica cosa che nella parte superiore si vede sono occhi di brace proprio demoniaci. Quindi questo è Franz von Stuck, stiamo in ambito monacense, come di Franz von Stuck è anche questo il bacio della Sfinge. Vedete, questo è Edipo che deve sciogliere appunto l'indovinello della Sfinge per poter entrare a Tebe in qualche modo, invece si trova avvinghiato a questa donna, appunto vampiro, che lo soggioga, e lui è soggiogato, vedete, è in ginocchio davanti a lei, come era in ginocchio l'altro uomo dell'idolo eterno, che sembrava fosse appunto incatenato. Per quanto riguarda la tipologia sempre della visione, della rappresentazione della donna nel periodo, un'altra rappresentazione emblematica è questo di Edvard Munch, che conoscete tutti, questo artista norvegese di cui conoscete tutti l'urlo, il famoso urlo. Qui siamo di fronte invece ad una incisione dal titolo Nel cervello dell'uomo. Questo nel cervello dell'uomo c'è questa donna adagiata, che proprio fa parte delle circonvoluzioni cerebellari, diciamo. È stretta all'interno della massa cerebrale, e questo quasi a far coincidere la ginolatria, quindi l'adorazione della donna, con la ginofobia e quindi il disprezzo, diciamo, della donna. Perciò la donna diventa un incubo a cui l'uomo soggiace senza scampo. Tra l'altro Munch ci aveva del suo, perché è un uomo che ha vissuto tutta la vita terrorizzato,
per evitare la malattia mentale che era molto frequente nella sua famiglia. E poi abbiamo questo bellissimo disegno, la madre di tutti noi, la terra, di Kubin, che è un artista, illustratore, fotografo, pittore e anche scrittore austriaco. Vedete questa donna con la pancia proprio pregna di figli, quindi che prolifera, è la grande madre, che prolifera, che fa nascere gli uomini e nel momento stesso che li fa nascere li riduce a cadaveri. Vedete, è amore e morte, Eros e Thanatos, la grande madre dal cui ventre vengono fuori tutti gli uomini. Quando parlo di uomini parlo dell'umanità, uomini e donne, che alla fine però non si riducono altro che ad essere morti. Quindi a lasciare dietro di sé dei teschi, dei cadaveri. Quindi la madre di tutti noi e il salto nella morte. Un altro dipinto significativo è il salto nella morte. Il salto della morte non è altro che un salto in una voragine imperscrutabile, è la voragine appunto della irrazionalità, dove l'eros coincide con il massimo dell'irrazionalità, quindi un salto della morte, un salto mortale. Questo uomo è ridotto ad essere un omuncolo rispetto a questa madre terra, perché sembra più un paesaggio che un corpo umano. Quindi dobbiamo dire che insomma, gli artisti a tutti i livelli, abbiamo visto nell'opera lirica, abbiamo visto nella letteratura, abbiamo visto nelle arti visive, a tutti i livelli c'è questa immagine della donna femme fatale, pericolosissima, perché è emblema dell'irrazionalità e quindi di un mondo nascosto con cui l'uomo fino allora non ha fatto i conti, ma dovrà fare i conti. E c'è qualcuno addirittura che si muove a livello illustrativo in maniera, diciamo, in maniera divisoria e licenziosa sulla donna. Vedete, qui a sinistra abbiamo le tentazioni di Sant'Antonio, di Félicien Rops, che è appunto anche lui un illustratore, e parla di Belga, e parla di ritorno vendicatore del rimosso. Questo quadro è stato usato proprio da Freud per far vedere come la rimozione di un desiderio forte poi ritorni in maniera inconscia, magari nei sogni, magari in momenti inaspettati, e in questo caso noi troviamo il povero Sant'Antonio che, secondo questa versione, aveva rimosso appunto questo, il peccato, il desiderio della donna, che però tornava prepotente in queste immagini. E invece quest'altro è un disegno dal titolo Pornocrates, siamo nel 1878, vale a dire il dominio, il potere della prostituzione, insomma. E questa donna, vedete, tra l'altro è bendata e si fa guidare da un maiale, e quindi proprio è l'esaltazione non solo della pornografia ma anche della prostituzione, nei confronti della quale però queste illustrazioni non sono illustrazioni di compiacimento, sono illustrazioni per dire state attenti, perché dietro a quello che vedete, va bene, quello che vedete in superficie in realtà nasconde quest'altro. La donna, anche quella all'apparenza più mite, può nascondere queste turbe interiori che possono distogliere l'uomo dal suo obiettivo. Bene? Il suo obiettivo è appunto quello di agire in termini di assoluta razionalità. Poi abbiamo di Lefebvre, c'è uno pseudonimo di un pittore e designer francese, Georges Lefebvre, La voce del diavolo. E qui dov'è la voce del diavolo? Anche qui c'è il titolo, rimanda a,
riflette il puritanissimo dell'epoca, in cui appunto il male è sempre di ordine sessuale, perché la donna è attratta, vedete dietro, è attratta da un amore saffico. Quindi nella sua immaginazione c'è un amplesso con altre donne, e quindi questa è la voce del diavolo. Il fatto che la donna venisse considerata appunto come un soggetto pericoloso, vi ho detto in un momento, vi avevo precisato, in cui la scienza metteva in discussione le leggi fondamentali, la filosofia con filosofi illustri come Ernst Mach, ma soprattutto successivamente con Husserl, nella crisi delle scienze europee, mette in evidenza appunto come la scienza non sia soddisfacente per mettere a fuoco la realtà dell'uomo. La realtà dell'uomo e la realtà che lo circonda deve essere valutata non solo in termini quantitativi, come fa la scienza, ma va valutata in termini qualitativi, e quindi ritornare al sentire, al sentimento, alla relazione con la natura, al mondo appunto, al mondo di una realtà che deve essere penetrata nelle sue proprio nelle sue profondità, diciamo. E la donna per questo è fondamentale, tanto è vero che Walter Pater, e siamo nel 1873, descrive la donna come la donna tipo, la donna che racchiude tutte le donne e che potrebbe avere un sorriso vampiresco. Perché? Perché racchiude tutte le donne di tutte le epoche, ad esempio il sorriso di Mona Lisa. E lo descrive così, nella Gioconda di Leonardo: ella è più vetusta delle rocce tra le quali siede. Ci avete presente la Gioconda? Tra le rocce tra le quali siede, come il vampiro. Fu più volte morta e ha preso i segreti della tomba, ed è discesa in profondi mari e ne serba attorno a sé la luce crepuscolare. Trafficò strani tessuti con i mercanti d'Oriente, e come Leda fu madre di Elena di Troia, e come Sant'Anna fu madre di Maria. E tutto questo non è stato per lei che suono di lire e di flauti, e vive solamente della delicatezza con la quale ha modellato i mutevoli lineamenti e colorato le palpebre e le mani, l'immaginazione di una perpetua vita che aduna insieme migliaia di esperienze e di antica data. Certamente Mona Lisa potrebbe essere considerata incarnazione di quell'antica fantasia e il simbolo dell'idea moderna. Quindi attorno alla figura della donna, ma una donna tipo in questo caso la Mona Lisa, che viene in qualche modo assommata tutta la storia dell'umanità, perché in questa donna, in questo sorriso, non si condensano, diciamo, le esperienze delle Madonne, delle Lede, delle Elene, eccetera, coloro che hanno contrassegnato in qualche modo l'incedere dell'umanità sul crinale della storia. Quindi antica fantasia e idea moderna, in questa singolare alleanza consiste il segreto della femme fatale e del suo volto che annuncia il destino. Essa è infatti la messaggera del fato che aggira l'orgoglio positivista del progresso. Magnifica quell'azione virile dell'uomo, è come se la risucchiasse all'indietro, in quella regione che è dominata dai bisogni del corpo, dalla sua fragilità e dalla sua corruzione. Quindi c'è questa ambivalenza. Ricordiamoci che la fine dell'Ottocento è caratterizzato dall'ambivalenza. Figure come Nietzsche, l'ambivalenza di Apollo e Dioniso, figure come Warburg, l'ambivalenza della polarizzazione nella storia dell'umanità, figure come Burckhardt, la polarizzazione nella storia. Tutto questo ci fa capire come la realtà, il mondo che ci circonda, non sia qualcosa di immediatamente conosciuto, non è qualcosa di duro di fronte al quale ci troviamo, è qualcosa con cui ci dobbiamo relazionare,
che è una visione completamente diversa che porterà a grandi rivoluzioni a livello scientifico e a livello artistico. L'aveva ampiamente anticipata. Quindi un'immagine però questa della donna, questo ritorno insomma all'indietro di questa donna che è foriera di irrazionalità e di pericolo, che viene da lontano, immaginiamo anche nella mitologia, immaginiamo a Pandora, ci avete presente? Pandora è quella che ha aperto il vaso e combinando tutte le disgrazie, anzi l'umanità è disgraziata proprio per Pandora, d'altra parte era l'affronto, diciamo, la vendetta di Zeus nei confronti dell'affronto che gli aveva mosso Prometeo rubandogli il fuoco per portarlo agli uomini. E allora Zeus ha punito prima Prometeo facendolo torturare, diciamo, da questo falco che continuamente gli mangiava le viscere che poi ricrescevano, e poi ha punito anche l'umanità che si era avvalsa del fuoco rubato agli dèi, regalandole Pandora con il suo vaso, che non doveva essere aperto, ma Pandora lo aprì e gli uomini caddero nella disgrazia, nelle mille disgrazie. Oppure la figura di Lilith, pensate che nella religione mesopotamica Lilith è il demone femminile associato alla tempesta, ritenuto portatore di disgrazia, ma Lilith nella religione ebraica è anche la moglie di Adamo, che volendo avere gli stessi diritti del marito se ne fugge nel Mar Rosso, quindi è una donna proprio che addirittura rifiuta il marito. E poi pensiamo alla Medusa, una delle Gorgoni, quelle che pietrificavano gli uomini, bastava incontrarle che venisse fissato l'uomo. O Circe che riduce a porci tutti i fedeli di Ulisse, e poi di Odisseo. E poi Elena di Troia, ne vogliamo parlare, le disgrazie apportate da Elena di Troia, e Medea, e poi una certa Iside e Astarte, anche esse sono donne che di immenso potere, foriere anche di immense disgrazie, e tutto questo alla fine dell'Ottocento, in quel clima, vi ho detto, particolare di insicurezza e di decadenza, diventa un cliché. Quindi quel fantasma affascinante e repulsivo che abita i sofà dei simbolisti, le alcove dei decadenti, le pupille dilatate dall'assenzio, che era una droga abbastanza forte, degli artisti modernisti, allo spessore di una memoria arcaica che adesso emerge da questo fondo ancestrale e di cui l'uomo, insomma, si cerca in qualche modo, l'intelligenza cerca in qualche modo di esorcizzarla. Infatti l'esorcizia in che modo? Appunto rappresentandola come la grande madre, l'orchestra delle origini, che inghiotte e uccide i suoi figli, ma è anche il culto, anche potrebbe essere questa grande madre che è una risorsa appunto per la vita degli uomini. E questa teoria viene dall'antropologo storico, sociologo svizzero Bachofen, che nel 1861 aveva teorizzato la contrapposizione tra la storia del principio femminile che è centrifugo e quello maschile che è centripote. All'inizio aveva, nel secondo periodo era prevalso il principio centripeto, quello a dominio maschile, che aveva preso il sopravvento, andando incontro ai bisogni materiali, creando così la cultura del progresso, prima di questo c'era stato il regime delle grandi madri, quindi che era un regime collettivista, c'era un'armonia con la natura, con i ritmi della natura, c'era anche una reciprocità nella proprietà, non c'era una proprietà privata, quindi era una sorta di età dell'oro, allora si viveva una sorta di età dell'oro. E Bachofen era questa
questo desiderio di ritornare all'età dell'oro, all'età dell'armonia, dove tutto era, ripeto, in armonia, alla portata di tutti, ed era, e le proprietà erano condivise, fece breccia anche questo alla fine dell'Ottocento, ed era la parte buona, diciamo, del regno delle madri. Tant'è vero che nacque anche una corrente di circoli bacofeniani, cioè quelli che vagheggiavano il ritorno dell'età dell'oro e del matriarcato. Però ebbe la prevalenza tra questa visione, diciamo, e la visione, tra la visione del matriarcato e la visione invece del potere sovversivo del potere femminile, ebbe la meglio appunto la misoginia generale che si diffuse nella cultura a cavallo del secolo, quindi siamo tra la fine dell'Ottocento, irruppe anche nei primi anni del Novecento, e il sogno maternale viene, quel sogno maternale di Bachofen, di un'età dell'oro e di armonia, viene comunque espunto dalla cornice di bontà per ritornare ad essere un incubo, una vagina dentata, pronta a stritolare e a distruggere l'uomo. È vero che ci sono stati artisti che però hanno bacofeniani, diciamo, che vedevano nel ritorno al regno delle madri un modo per uscire dalla società occidentale, questa modernizzazione che stava distruggendo l'uomo, questa velocità, questa fretta, questa razionalità che non teneva conto assolutamente del sentire dell'uomo e soprattutto che era versata al mercato e assolutamente elitaria. A tutto questo si ribella un artista come Gauguin con questo dipinto. Vedete, da dove veniamo? Sono domande fondamentali, sono domande esistenziali. Chi siamo? Dove andiamo? Questo è il dipinto di Gauguin del 97 che si trova al Museo Fine Arts di Boston, e il quale era fuggito proprio dalla metropoli parigina e dal fermento di fine Ottocento alla ricerca di un mondo in cui la protagonista principale è la natura incontaminata, in cui l'uomo vive, convive in perfetta armonia. Infatti amava definirsi il grande sauvage, ma in Polinesia si rifà, diciamo, una vita a contatto con la natura, quella natura che l'Occidente aveva perduto e l'aveva perduta per sempre. E lo stesso sulla scorta di Cézanne si muoverà, di Gauguin si muoverà Cézanne, che darà con le sue grandi bagnanti, le grandes bagneuses, sono queste donne, vedete, non c'è differenza tra l'albero e la donna, sono dipinte allo stesso modo, questi corpi nudi potrebbero essere dei tronchi di albero, perché fanno parte tutti della stessa naturalità della natura, fanno parte del ciclo naturale, e alla donna quindi viene attribuita questa, soprattutto degli artisti, questa capacità di essere aderente alla natura, di rispettarne i ritmi, anzi di essere la portavoce dei ritmi della natura, perché è lei che decreta le nascite, perché è lei che decreta anche le crescite. Detto ciò, però, vi dicevo che accanto a questa visione, diciamo, positiva della donna, prevale alla fine del secolo quella negativa. E tutto è dovuto alla crisi di fiducia nel progresso, che trasforma la nostalgia del grembo materno e amante in una vertigine ansiogena, inducendo a riversare sulla diversità femminile, sul fatto che la donna è comunque diversa dall'uomo, se non altro nel sentire, se non altro nella capacità di partorire, riversa sulla donna un ventaglio di proiezioni immaginarie. Infatti, tra le proiezioni più grandi, quella che vi ho detto, cioè che la sua seduzione è una zavorra.
che trattiene a terra, impedisce alla nuova erba di prendere il volo. È l'insidia vendicativa della natura che riprende il possesso e vanifica l'agire dell'uomo. Quell'uomo che aveva messo in punizione la natura con i suoi sistemi di razionalità, l'aveva imprigionata per arrivare al progresso, viene messo in discussione. E la responsabile è la donna, perché è lei che è tenutaria nella parte irrazionale. Nascono a questo punto addirittura dei testi scientifici che dimostrano che la donna è pericolosa, proprio dal punto di vista scientifico. Quindi la misoginia, di cui la femme fatale e l'ingioiellato fantasma, è la malattia dell'epoca. A teorizzare questa profonda negatività, generalmente fondata sulla ipertrofizzazione della funzione erotica, c'è una vasta letteratura, ad esempio tra gli altri il saggio di Guglielmo Ferraro e Cesare Lombroso. Lombroso lo conoscete tutti, del 1894, che scrive questo testo, scrivono questo testo, è a quattro mani: la donna come criminale e prostituta. Studi antropologici basati sulla biologia e psicologia della donna normale. Quindi non prendono un caso particolare. La donna normalmente così è pericolosa. Poi un altro esempio sulla fisiologica debolezza mentale della donna, e questa è del medico tedesco Paul Möbius, pubblicato nel 1900, sulla fisiologica debolezza mentale della donna, fino a sesso e carattere di Otto Weininger, un ragazzo, un grande filosofo austriaco che si è ucciso, era riconosciuto a tutti i livelli come un genio, anche dallo stesso Wittgenstein, che si uccide a 23 anni, si suicida per combattere contro questa. Il suo chiodo fisso era la femminilizzazione della cultura, ovvero il pervadere delle correnti irrazionalistiche. Allora, voi sapete che la morale vittoriana del periodo è doppia, perché esiste un universo rispettabile e diurno che non deve conoscere il rovescio, un universo licenzioso e notturno che consente ai maschi ciò che non consente alle donne borghesi. Ma allo stesso tempo la cosa interessante è che in questo periodo, grazie proprio all'insorgere di questo pericolo dell'irrazionalità, questa irrazionalità della donna in qualche modo viene studiata. E tra i primi a studiarlo è la psicopatia sexualis dello psichiatra Kraft Ebing, che poi porterà alla definizione dell'inconscio da parte di Freud, il quale nella introduzione alla psicanalisi del 1917 mette in guardia che il problema, insomma, non sono le donne, perché gli uomini, l'umanità ha subito tre grandi shock. Il primo shock è di ordine cosmologico, aver scoperto che la Terra non è il centro dell'universo. Quindi il sistema tolemaico è stato fatto fuori dal sistema copernicano, quindi significa proprio cambiare la testa, cambiare il cosmo. L'altro shock è di carattere biologico. L'uomo ha capito con Darwin che potrebbe essere l'ultima catena di un'evoluzione, quindi il creazionismo è stato messo in discussione. Il terzo shock, quello aperto da Freud, appunto, che l'uomo ha una parte di sé che non riesce assolutamente a conoscere, ed è il suo inconscio, quell'inconscio che viene fuori nei sogni e notti di spirito, in alcuni momenti non controllabili, perché è una parte di sé che non si conosce. Comunque, volevo chiudere questo incontro con un esempio che non è tanto che nell'immaginario maschile la femme fatale è in qualche modo esorcizzata, perché l'avete visto come è rappresentata, ma il pericolo più grande viene dalla donna che non fa la femme fatale.
ma la donna che magari si sottrae ai doveri familiari. Pensiamo alla Nora della casa di bambola, di Ilsen. Chi è Nora? Nora è una moglie, è una madre che non vuole essere chiusa in questa sua missione esclusiva di madre e di moglie e chiede di essere una persona. E nella sua irriducibilità, e tutto questo è molto più inquietante per l'uomo che essere femme fatale, perché quella è una cosa manifesta, questa invece è penetrante, subito. E allora l'esempio che vi volevo fare è questo: quale strumento? Noi abbiamo, voglio farvi un esempio dello strumento che ha usato, non un uomo in particolare, ma era un costume. Quando la società si trova di fronte a queste donne che non rientrano nei canoni sociali che la società appunto richiede, il più delle volte finiscono male, come è finita male una vostra concittadina, vale a dire, faccio vedere, la vostra concittadina che si chiama Ernesta. Chi è Ernesta Cottino Faccio? Molti di voi la conosceranno. Ernesta Cottino Faccio non è nata a Civitanova, però è di Torino. Arriva a Civitanova Marche nel luglio del 1888 con quattro figli, Rina, Cora, Yolanda, Aldo, e il marito, l'ingegnere Ambrogio, era stato chiamato dal marchese Ciccolini ad erigere la fabbrica di bottiglie in costruzione qui in città. L'atteggiamento dell'ingegner Faccio era un atteggiamento nei confronti della città molto distaccato, e questo mentre i figli si adattarono come tutti i ragazzi, frequentando le scuole eccetera, ebbero i loro compagni, la loro vita normale, Ernesta, la moglie, rimase sempre molto appartata, anzi si estraniò, e poi il fatto che non frequentasse ad esempio le funzioni religiose eccetera creò nella comunità civitanovese dei sospetti, era una persona insomma particolare. In realtà questa donna era una donna molto sofferente, perché appunto il marito la tradiva e lei per attirare la sua attenzione si buttò dal primo piano del terrazzo, e buttandosi al primo piano si ruppe un braccio, e così lo ricorda la figlia Rina. La figlia Rina è Sibilla Leramo, come voi saprete, che scrive nel suo libro Una donna, un grido, indi parecchi altri, poi un gran sussurro nella piazza sottostante mi fece trasalire. Non mi era ancora avvicinata alla finestra che il rumore si portò ai piedi dello scalone di casa, facendomi correre verso la porta, seguita dalla donna e dai fratelli. Io vidi il corpo di mia madre portato da due uomini, un corpo bianco, seminudo, su cui una mano aveva lanciato un cencio che penzolava, come penzolavano le braccia, i piedi, i capelli. La signora Ernesta quindi si era accorta dell'evento del tatto coniugale del marito, e che cosa fa? Si butta dalla finestra per attirare l'attenzione. Bene, per attivare, per avere una parola buona dal marito, dai figli. E invece questa donna viene, questo uomo proprio la lascia nell'indifferenza più assoluta, non solo, al punto tale che Ernesta si sente addirittura in colpa per aver fatto questo gesto, tanto in colpa che chiede che con la famiglia decide che forse è il caso che è il caso appunto che si faccia curare in qualche modo, e la cura avviene infatti perché viene considerata una persona difficile e viene ricoverata in manicomio, ma solo per un periodo molto breve doveva essere questo della manicomizzazione, perché si ricovera nel 1897, doveva starci pochissimo tempo,
la ricoverano come pensionaria, quindi aveva possibilità anche di uscire in carrozza, stava in un bel padiglione, non stava nel padiglione bianco o Gerletti dove c'erano proprio malati folli, eccetera. Lei era una donna, d'altra parte, di 42 anni, ancora ben messa, stava lì solo per delle cure del caso, sarebbe tornata a casa di lì a breve. D'altra parte poteva essere affetta, viene ricoverata con la diagnosi di, aspettate che forse ci arriviamo, gli viene diagnosticata una sorta di amaniacalità, insomma, niente di grave. Monomania di persecuzione, siccome chiedeva affetto, allora era monomania di persecuzione. E d'altra parte dice nell'anamnesi ha un fratello che è stato alcolista, quindi c'è qualcosa insomma di strano. Voi sapete che nelle anamnesi, se i medici vogliono trovare qualcosa, trovano tutto. In realtà era l'unica vera malattia di questa donna, è che era molto gelosa, ma una gelosia non mal riposta, diciamo, non è un'invenzione. Se voi pensate che nello stesso ospedale dove lei si è trovata ad essere ricoverata, nello stesso ospedale lei incontrerà una degli amanti del marito, quindi immaginate che vita ha fatto quest'uomo se una delle tante amanti è finita nello stesso ospedale neuropsichiatrico della moglie. Comunque confessa nella lettera di ricezione, diciamo, della malata, no, siamo nel 16 novembre 1893. Dice che è una signora che ha ancora un buon contegno, deve essere solo minimamente curata e poi potrà tornare a casa, eccetera. Insomma, questo nel 1893. Il 7 giugno del 1894 gli viene invece diagnosticata frenosi isterica causata da ereditarietà psicopatica collaterale. In realtà, quando questa donna scriveva a casa, ci sono fiori di lettere, queste lettere non venivano spedite, non venivano mandate via, perché l'obiettivo è che questa donna avesse una manicomializzazione idonea. E quando uno si è manicomializzato, deve restare lì, non deve avere traumi, non deve avere rapporti con gli altri, eccetera. In realtà questa donna quindi scriveva lettere dicendo tiratemi fuori da qui perché ho bisogno di vedere i miei figli, eccetera. E queste lettere non veniva risposto. E quindi novembre 1908 viene descritta come demente avanzata. Insomma, starà 25 anni dentro questo ospedale neuropsichiatrico. E morirà di polmonite nel 1917. Quindi questo per dirvi come quelle donne, non si doveva essere femme fatale, quelle donne che uscivano dai cliché, quelle che erano le regole del gioco, potevano anche finire in situazioni molto spiacevoli. Una lettera vi voglio leggere. Sì, scusate. Caro Ambrogio, questa è senza data, si rivolge al marito. Sento che con tutti i torti che ho verso di te non ho il diritto di ritornare a casa nostra. Cioè questa si infligge, cioè un'autoflagellazione. Sento però che qui mi muoio dallo spavento. Faccio appello al tuo passato amore perché tu mi faccia ritirare in qualunque altro posto, ma purché tu mi togli da questo terribile luogo. Un abbraccio a tutti i bambini e pensa agli Ernesta tua di una volta che ti ha amato tanto e che si muore lontano da te. Altra lettera senza data. Ti stupirai se ti scrivo, ma proprio non ne posso fare a meno. Desideravo prima di morire di domandarti perdono di tutti i torti fattiti, specialmente del bacio negatoti in carrozza, che credo sia la ragione del sempre crescente mio male,
già che non dubito che mi avresti ricondotta a casa qualora te ne avessi richiesto. Un tuo scritto sarebbe per me la maggiore delle consolazioni. Mi trovo proprio in fin di vita. E se potessi rivedere te in compagnia dei bambini mi farebbe piacere. Le ultime tue durezze mi impediscono di essere più espansiva, ma mi basta di essere anche negli ultimi momenti la tua Ernesta. Vorrei mandarti una ciocca dei miei capelli e ricordo della prima volta che li sciolsi a te davanti. Non so se mi permetteranno di farlo. T'amo, addio. Capisco che la sola vita di famiglia potrebbe far ritornarmi la vita e muoio. Desidererei invece notizie di nonno e parlare di tante cose, ma se tu sapessi, mi hanno messa vicino una certa donna che non fa che gridare continuamente e mi toglie quel poco di testa che ancora mi rimane. Anche adesso caccio un grido tanto forte che mi senti i capelli stracciarsi. Poveri miei capelli, che curavo tanto, se tu li vedessi adesso. E ti posso sapere che fai? No, che questa in vero non fu mai la tua abitudine, neanche ai tempi del nostro migliore amore. Che Corina possa fare le mie veci, con Yolanda e Aldo, ecco quello che desidero. T'amo, come non t'ho mai amato, e ti domando ancora una volta perdono, se non seppi amarti meglio. Addio, addio. Un PS. Nel caso che tu potessi venire, ti prego di salutare, non potessi venire, ti prego di salutare il dottore Pellegrini, ti prego anche di capire giusto. T'amo e tu parti in questo momento perché sapesti compatirmi. Addio anche a te, Ernesta. Allora, Ernesta trascorrerà a seguito delle altre lettere che poi sono qui. È stato fatto questo studio sul manicomio di Macerata, donne in manicomio, e da questo studio emerge la storia di Ernesta Faccio, e Cottino Faccio, e da queste lettere risulta che il marito non solo non andrà mai a trovarla, ma chiederà che venga spostata dal villino di prima classe a quello di seconda classe e alla fine a quello di terza classe e lei morirà tra gli stenti, insomma. Io credo di aver finito e ci vediamo la prossima. Grazie.